Amici amanti del fumetto, amanti del cosplay e di tutto quello che questo magico mondo può offrire e può dare. Può dare molto. Bravo. Siamo in compagnia di un gruppo di amici. Io dico sempre amici perché fondamentalmente chi abbraccia questo mondo, essendo noi della Gaijin, sono sempre amici nostri. Allora, nome? Gabriele. Sabrina. Alice. Nome del personaggio che interpreti? Dici? È così, tanto per... Friag. No, ti chiami Gabriele, quindi... Ah, vabbè, Gabriele. Bravissimo, è l'unico che ha interpretato il personaggio di Gabriele in un modo perfetto, anche perché è Gabriele, quindi voglio dire. Ok. Io sono l'originale Sabrina. Brava. Abbracciatrice seriale. Brava, abbracciatrice seriale, in che senso? Nel senso che abbraccio tutti, non mi interessa. Dicono no, abbraccio lo stesso. Fantastico, ragazzi. Certo. È un orsetto, abbraccia tutti. Lei... Se si fa il proprio lavoro si fa completamente. Giusto. E poi c'è lei. Regina di cuori. Grazie a lei Piero Pelù ha scritto la canzone Regina di cuori, no? Esattamente. Ok. Allora dimmi una cosa. Ragazzi, scusatemi, mi alzo. Scusate, ecco. Quando nasce la tua passione per il cosplay e perché? Veramente è il primo anno che faccio un cosplay. Primo è anno? La prima volta. Ragazzi, scusate se vi interrompo, è la prima volta che devo richiamare all'ordine due persone che stanno qui. Primo anno che fa cosplay, un applauso, bravissima, primo anno che fa cosplay. E hai intenzione di ripetere questa tua esperienza con cosplay? Sì. Sì, un altro applauso, hai intenzione di farlo, bravissima, veramente. Allora, io non vi voi come mai non siete in cosplay? Perché avevamo un gruppo, ma il gruppo ha deciso di non venire e quindi non avrebbe avuto molto senso in realtà. Ragazzi, allora lanciamo una cosa seria, un messaggio serio, un messaggio al gruppo, abbiamo perso un gruppo, lo manderemo a chi l'ha visto, a chi ha visto quel gruppo. Aia, mi sono fatto malissimo, ho spezzato una rotula, ragazzi. Un male, tu ridi, ma ti... vediamo ridi? Perché? No. Dai, devo fare la suoneria nuova del cellulare. No. No, ho detto no e quindi aia, mi sono fatto malissimo. Alla Può fare un remix. Va bene. Allora, al mio tre, un saluto agli amici che stanno dall'altra parte, però prima vi chiedo una cosa, un'ultima cosa. Com'è Etna Comics? Bellissimo. Sinceramente è la prima volta che vengo e mi sta piacendo molto. Devo dire che tornerò sicuramente domani. Soprattutto perché si è trovata benissimo con i ragazzi della Gaijin. Sì, sicuramente. Ho trovato un nuovo gruppo venendo qua. E vai, ho trovato un nuovo gruppo. Altri abbracciatori, cioè. Questa qui è la mia seconda volta all'Etna Comics e sinceramente devo dire che si sta migliorando sempre di più. Sono contento che portano avanti questa cultura con piacere, soprattutto anche la cultura del cosplay, che comunque è un'interpretazione dei personaggi che per me è stupenda. Allora, perdonami, ragazzi, merita un applauso, è stato veramente straordinario. Fategli un applauso. Ragazzi, però l'applauso dov'è? Ecco, bravo. Se lo fa anche da solo, bravissimo. Sembra... Tu sei un pro. È un pro. Ragazzi, allora, al mio tre un saluto agli amici che sono dall'altra parte, che oggi non sono qui. Uno, due, tre. Ciao amici dall'altra parte. Ciao.